Salve a tutti e ben ritrovati ad un nuovo episodio di No Edit, il format in cui pubblico dei racconti senza editing postumo. Quindi, come leggo? Leggo, con tutti gli errori e le stranezze che possono capitare, starnuti, citofono che suona, eccetera. Un paio di aggiornamenti prima di passare al racconto di oggi, che riguardano il canale. Dunque, ho finito di leggere il libro intitolato Sancta Sanctorum di Gilbert Gallo. Ora sono al lavoro sull'editing del libro e lo potrete trovare appena finirò sulla piattaforma destinata alla sezione audiolibri della casa editrice Les Flâneurs in francese. Poi mi mancano tre mini capitoli del quinto capitolo. Il libro dei morti viventi di Giorgio Romero, quindi spero quanto prima di potervi far ascoltare anche il quinto capitolo, e ho finito l'editing della seconda parte di Ritorno al futuro. Quindi adesso devo solamente supervisionarla e poi sarà pronta per essere caricata. Il racconto di oggi è di Robert R. McCammon e si intitola Mangiami. E questo è il quintultimo racconto di questa antologia curata da Stephen King a tema morti viventi. Chissà cosa leggeremo dopo queste ultime 5 storie. Buon ascolto! C'era una domanda che giorno e notte rodeva Jim Crisp. Continuava a porsela mentre camminava per le strade sotto una pioggia nera e con i topi che squittivano i suoi piedi. La rimuginava seduto nel suo appartamento, fissando un'ora dopo l'altra lo schermo nervoso del televisore. La domanda lo assillava quando se ne stava seduto nel cimitero della quattordicesima strada, circondato da tombe vuote. E questa domanda bruciante era: quando è morto l'amore? Pensare richiedeva uno sforzo, gli faceva provare dolore al cervello, ma Jim era convinto che pensare fosse il suo ultimo contatto con la vita. Molto tempo prima era stato un contabile. Aveva lavorato per più di 20 anni per una società finanziaria del centro, non si era mai sposato e non aveva mai avuto nemmeno molti appuntamenti. I numeri, la logica, i riti della matematica erano stati il fulcro della sua vita. Adesso la logica stessa era impazzita e nessuno teneva più registri contabili. Provava la terribile sensazione di non appartenere più a quel mondo, di essere sospeso in un incubo destinato a durare in eterno. Dormire non gli serviva più. Qualcosa si era spezzato dentro di lui qualche tempo prima. E aveva perduto quei 4 o 5 kg superflui che aveva accumulato intorno alla cintola con gli anni. Adesso il suo corpo era sottile, così magro che a volte un'affolata di vento più forte gli faceva perdere l'equilibrio. L'odore andava e veniva, ma Jim aveva una cassa di acqua di colonia inglese nell'appartamento e faceva il bagno in quella roba. Le fauci spalancate del tempo lo spaventavano. Giorni innumerevoli si stendevano dinanzi a lui. Che cosa restava da fare quando non c'era più nulla da fare? Nessuno controllava le presenze, nessuno timbrava il cartellino, nessuno stabiliva le scadenze. Ad altre persone questa libertà corrotta dava un senso di potenza, per Jim significava la più angusta delle prigioni, perché tutti i simboli dell'ordine, i semafori, i calendari, gli orologi, erano rimasti ai loro posti, ancora funzionanti, però non possedevano più uno scopo o un senso e gli rammentavano troppo com'era stata la vita prima. Mentre camminava senza meta per le strade della città, vide altri che gli passavano accanto. Alcuni tranquilli come sonnambuli, certi furenti per qualche tortura privata. Jim arrivò in un angolo e si fermò, rispettando istintivamente il segnale rosso del semaforo. Un acuto rumore stridulo attirò la sua attenzione e guardò verso sinistra. Era
I topi stavano attaccando selvaggiamente una delle forme più basse di umanità, un cadavere semiputrefatto che si era risvegliato di recente e aveva lasciato la tomba. La creatura strisciava sul marciapiede bagnato, trascinandosi su un solo braccio sottile e su due gambe simili a stuzzicadenti. I topi la stavano facendo a pezzi, e quando la cosa raggiunse Jim, il suo viso scheletrico si sollevò e la pupilla appannata di un occhio lo inquadrò. Dalla sua bocca uscì un rantolo soffocato quando diversi topi si incunearono attraverso le labbra grigiastre alla ricerca di carne più morbida. Jim attraversò la strada senza aspettare il cambio del semaforo. Pensò che la creatura avesse detto «Perché?» e a quella domanda lui non sapeva rispondere. Provò un senso di vergogna alla bocca dello stomaco. Quando era morto l'amore? Si era spento quando era iniziata quella morte vivente della carne umana? O era già morto e marcito molto tempo prima? Proseguì lungo le strade buie dove i palazzi incombevano come lapidi tombali e si sentì schiacciato sotto il peso della solitudine. Jim ricordava la bellezza, un fiore giallo, il profumo di una donna. Il caldo luccichio di capelli femminili. Ricordare era un'altra sbarra nella prigione delle ossa e il potere della memoria lo tormentava senza pietà. Ricordava di aver passeggiato durante la pausa per il pranzo, di aver notato una ragazza particolarmente graziosa e di averla seguita per un paio di isolati, immerso nelle sue fantasie. Aveva sempre cercato l'amore, qualcuno a cui unirsi e non ne aveva mai preso coscienza con tanta sensibilità come ora, ora che la città grigia era piena di topi e di morti irrequieti. Qualcuno con una cavità al posto del viso gli passò accanto incespicando, le braccia frementi alla cieca. Ciò che una volta era stato un bambino lo superò correndo e si lasciò alle spalle un odore di putrefazione. Jim abbassò la testa e quando una folata di vento caldo lo investì, perse quasi l'equilibrio e sarebbe andato a urtare contro un muro di cemento se non si fosse aggrappato a una cassetta postale imbullonata a terra. Continuò a camminare, inoltrandosi sempre più nella città, su marciapiedi che non aveva mai calpestato quando era ancora vivo. All'incrocio fra due strade sconosciute, gli sembrò di udire della musica, lo strimpellio di una chitarra, il grugnito sordo di una batteria. Si girò per mettersi controvento, sfidando le folate che minacciavano di sollevarlo in aria, e seguì il suono. Due isolati più avanti, una lampada stroboscopica pulsava in un atrio cavernoso. Un'insegna che diceva il cortile era stata infranta. E sul davanti dell'edificio qualcuno aveva scritto con vernice a spray nera l'ossario. Oltre l'ingresso c'erano figure che si muovevano, ballerini che ruotavano ai lampi delle luci stroboscopiche. Il frastuono della musica lo respinse. La sua ninna nanna rimaneva la morbida grazia di Brahms, non la violenza roca del rock tombale. Ma l'attività, il movimento, il calore dell'energia lo attirarono più vicino. Si grattò con prurito fastidioso la base della nuca e restò sulla soglia mentre la musica e le luci lo avvolgevano. Il cortile, pensò, occhieggiando verso la vecchia insegna. Era il nome di un locale dove forse un tempo avevano servito vino bianco accompagnato da una tranquilla musica jazz. Un bar per persone sole, magari. Dove i solitari andavano a conoscere i solitari. Adesso invece era l'ossario, un regno di scheletri danzanti. Non era certo il suo genere di locale, ma il suono, le luci e quei movimenti parlavano di un altro tipo di solitudine. Era un bar per morti viventi soli e lui ne avvertiva il richiamo. Jim varcò la soglia e con una mano rinsecchita si lisciò le ciocche rimaste di capelli neri. Così adesso sapeva come doveva essere l'inferno, un pandemonio fumoso e puzzolente.
Alcune delle creature che si contorcevano sulla pista da ballo erano prive di braccia e gambe, e una figura sottile perse una mano durante un volteggio. La carne avvizzita scivolò sul linoleum. Fu calpestata mentre il suo proprietario cercava di raggiungerla, poi lui stesso fu spinto a terra e ridotto a una massa sussultante. Sulla pedana dell'orchestra c'erano due chitarristi, un batterista e una creatura senza gambe che pestava su un organo elettrico. Jim evitò la pista, attraversando la folla verso il bar incorniciato da un neon blu. I colpi picchiati sulla batteria lo offendevano in modo quasi osceno. Gli ricordavano troppo da vicino i battiti del suo cuore prima che si fermasse per sempre. Era il tipico locale che sua madre, Dio l'avesse in gloria, gli avrebbe de detto di evitare. Non aveva mai amato la vita notturna e guardare i visi decomposti di certe persone là dentro era come vedere in anteprima i tormenti che lo attendevano. Ma lui non voleva andarsene. Il suono della batteria era talmente forte da cancellare ogni pensiero, e per un po' Jim poteva far finta che fosse davvero il suo cuore tornato a funzionare. E questo, capì a un tratto, spiegava perché l'ossario fosse pieno di clienti. Era una presa in giro della vita, certo, ma era il meglio che si poteva avere. Il neon intorno al bar illuminava i visi decomposti come maschere di Halloween tinte di azzurro. Uno di loro, ormai ridotto a pochi brandelli di carne attaccati all'osso giallastro, urlò qualcosa di incomprensibile e bevve da una bottiglia di birra. Il liquido colò dallo squarcio nella sua gola e scese sulla camicia viola e sulle catene d'oro. Le mosche volavano a frotte intorno al bar, attirate dal fetore, e Jim rimase a guardare mentre i clienti premevano in avanti. Frugavano nelle tasche e nelle borsette e offrivano al barista topi ammazzati di fresco, scarafaggi, ragni e millepiedi, e quello li infilava in un ampio vaso di vetro che aveva sostituito il registratore di cassa. Era quella la valuta usata nel mondo dei morti, e con un topo particolarmente grasso si potevano comprare due bottiglie di Miller Lite. Altre persone ridevano e strillavano, suoni fragili, ansimanti, che avevano ben poco di umano. Vicino alla pista scoppiò una rissa e un braccio contorto cadde con un tonfo sul linoleum fra il ruggito divertito degli spettatori. Io ti conosco! Un viso di donna si parò davanti a Jim. Aveva ciocche di capelli grigi, un trucco molto pesante sulle guance livide, la fronte gonfia e screpolata da qualche tremenda pressione interna. Il suo abito metallizzato scintillava sotto le luci, ma puzzava di camposanto. «Offrimi da bere!» disse, agguantandogli un braccio. Un lembo di carne sul collo svolazzò e Jim si accorse che aveva la gola tagliata. «Offrimi da bere!» insistette. «No!» disse Jim, cercando di liberarsi. «No! Mi dispiace! Tu sei quello che mi ha uccisa!» urlò lei. La sua stretta si fece più forte, minacciando di spezzare l'avambraccio di Jim. Sì, sei tu! Mi hai ammazzata, vero? E raccolse una bottiglia vuota dal banco del bar, il viso contorto da una smorfia rabbiosa, e fece per colpirlo alla testa. Ma prima che potesse abbassarla, un uomo la sollevò di peso e l'allontanò da Jim. Le sue unghie graffiarono fino all'osso il braccio di Jim. Lei urlava ancora, lottando per liberarsi. E l'uomo, che portava una maglietta con la scritta L'ossario dipinta a mano, disse: «E dei nostri, da poco. Spiacente, amico». Poi la trasportò verso l'ingresso. L'urlo della donna si fece più acuto e Jim vide la sua fronte spaccarsi e colare come una lumaca schiacciata. Rabbrividì, arretrando verso un angolo buio. E qui urtò contro un altro corpo. «Chiedo scusa!» disse, fece per allontanarsi con una breve occhiata alle spalle. E la vide. Stava tremando, le braccia ossute strette intorno al petto. Aveva ancora quasi tutti i suoi capelli bruni, anche se in certi punti si erano ridotti allo spessore di ragnatele e lasciavano intravedere lo scalpo,
Comunque, erano capelli splendidi. Sembravano quasi vivi. I suoi occhi azzurri erano liquidi e terrorizzati, e forse un tempo il suo viso era stato bello. Aveva perso quasi tutto il naso, e la guancia destra era costellata di crateri dai bordi grigi. Indossava abiti dettati dal buon senso. Una gonna e una camicetta con un cardigan abbottonato fino al collo. Gli abiti erano sporchi, ma intonati. Aveva l'aria di una bibliotecaria, decise Jim. Non apparteneva certo all'ambiente dell'ossario. Ma in fondo, a quale ambiente potevano appartenere loro adesso? Stava per allontanarsi quando notò un'altra cosa che scintillò solo per un momento. Intorno al collo, che faceva capolino dal cardigan, c'era una catenella d'argento e da quella penzolava un cuoricino sbalzato. Era una cosa fragile e minuscola, come un pezzetto di porcellana, ma ebbe il potere di raggelare Jim prima che facesse un altro passo. «È molto grazioso», disse. Indicò con un cenno il cuoricino. Subito la mano di lei lo coprì. In alcuni punti la carne delle sue dita si era staccata, come era successo anche a quelle di Jim. Lui la fissò negli occhi. Lei fissò, o almeno finse di farlo, dietro le sue spalle. Tremava come un cerbiatto spaventato. Jim esitò, aspettando una pausa nei tuoni musicali, e spostò nervosamente lo sguardo sul pavimento. Colse una ventata di putrefazione e non capì se venisse da lei o da se stesso. Che importanza aveva? Anche lui rabbrividì, non sapendo che altro dire, ma con il desiderio di dire qualcosa, qualsiasi cosa, per stabilire un contatto. Sentiva che da un momento all'altra la ragazza, la cui età poteva variare fra i 20 e i 40 anni, poiché la morte sapeva snellire e far avvizzire al tempo stesso, poteva superarlo con un balzo e perdersi fra la folla. Infilò le mani in tasca per evitare che lei vedesse le ossa esposte delle dita. È la prima volta che vengo qui. Non esco molto spesso. Lei non rispose. Forse ha perso la lingua, pensò lui, o la gola. Forse era pazza, il che poteva essere una possibilità reale. Lei si premette contro la parete e Jim vide quanto fosse veramente magra, con la pelle tesa sulle ossa fragili. Prosciugata dal di dentro, pensò Jim, proprio come me. Mi chiamo Jim. E lei? Di nuovo, nessuna risposta. Non ci so veramente fare, si torturò lui. I bar per persone sole non erano mai stati il suo pascolo, come si diceva un tempo. No, il suo mondo erano stati i suoi libri, il suo lavoro, i suoi dischi di musica classica, il suo piccolo appartamento stracolmo che adesso sembrava una cripta. Era inutile restare là e cercare di fare conversazione con una ragazza morta. Aveva osato mangiare la pesca, come si era lagnato il prufrock di Elliot. E l'aveva trovata bacata. Brenda, disse lei, in modo così repentino da farlo sussultare. Aveva ancora la mano sopra il cuoricino e teneva l'altro braccio di traverso sui seni cascanti. La testa era china da un lato e i capelli coprivano la guancia bucherellata. Brenda, ripeté Jim e sentì che la sua voce tremava. È un bel nome. Lei alzò le spalle, sempre premuta nell'angolo come se cercasse di infilarsi in una fessura fra i mattoni. Si poneva al momento di un'altra decisione. Jim poteva girarsi e fare tre passi, infilandosi nella massa urlante al bar e lasciando libera Brenda nel suo angolo. Oppure lei poteva dirgli di andarsene, o cominciare a insultarlo, o strillare come una demente, e allora questa sarebbe stata veramente la fine. Il momento passò, senza che nessuna di quelle cose si verificasse. C'erano solo i colpi della batteria, che
che risuonavano in tutto il club con il battito di un cuore contraffatto mentre gli scarafaggi proseguivano le loro corse sul banco e i ballerini continuavano a perdere brandelli della loro carne come foglie in autunno. Sentì che doveva dire qualcosa. Stavo passeggiando, non avevo intenzione di venire qui. Forse lei aveva annuito. Forse. Non poteva esserne certo, perché quelle luci combinavano degli scherzi. Non avevo nessun altro posto dove andare. Lei parlò con un sussurro che Jim udì a malapena. Nemmeno io. Jim spostò il peso del suo corpo di lato. Che peso gli rimaneva ormai? Vuole ballare? Chiese in mancanza di meglio. Oh no! Lei sollevò di scatto gli occhi. No, non so ballare. Voglio dire, un tempo ballavo, a volte, ma non posso più ballare. Jim capì cosa intendeva dire. Le ossa di Brenda erano troppo leggere e fragili, come le sue. Se fossero scesi sulla pista, sarebbero finiti a pezzi tutti e due. Bene, nemmeno io so ballare. Lei annuì con espressione sollevata. Ci fu un istante nel quale Jim vide quanto doveva essere stata bella, non in modo appariscente, ma in modo tranquillo, come un merletto fatto a mano, e questo gli fece provare dolore al cervello. È un locale rumoroso, troppo rumoroso. Non sono mai stata qui prima. Brenda tolse la mano dalla collana e tornò a proteggersi il petto con entrambe le braccia. Sapevo che questo locale esisteva, ma si strinse nelle spalle magre. Non lo so. Lei è Solitaria, fu il punto di dire. Solitaria come me. sola? Chiese. Ho degli amici. Rispose lei troppo in fretta. Io no. Disse lui, e lo sguardo della ragazza indugiò per qualche istante sul suo viso prima di spostarsi. Voglio dire, non in questo locale, si corresse subito. Qui dentro non conosco nessuno, tranne lei. Perché Fece una pausa, poi dovette porle la domanda. questa sera è venuta qui? Lei fece per parlare, ma poi richiuse la bocca. Io so perché, pensò Jim, perché stai cercando, proprio come me. Sei uscita a passeggiare e forse sei entrata qui perché non avresti sopportato di restare sola per un altro secondo. Quando ti guardo è come se ti sentissi urlare. Le andrebbe di uscire? A fare quattro passi, intendo. Adesso, così potremo parlare? Io non la conosco, Disse lei a disagio. anch'io non conosco lei, ma mi piacerebbe. Sono. La sua mano salì alla cavità del naso. Brutta. Terminò. Lei non è brutta. E poi io non sono certo il principe azzurro. Sorrise facendo tendere la pelle del viso. Forse Brenda sorrise, ma era difficile capirlo. Non sono un pazzo, non ho preso droghe e non sto cercando nessuno a cui fare del male. Ho solo pensato che le avrebbe fatto piacere un po' di compagnia. Ma Per qualche istante Brenda non rispose. Le sue dita giocherellarono con il cuoricino. va bene, disse finalmente, ma non troppo lontano, solo intorno all'isolato. solo intorno all'isolato, Accettò lui, cercando di non lasciar trapelare troppo la sua eccitazione. La prese con dolcezza per un braccio. Lei non parve badare alle dita scarnificate e la guidò cautamente fra la folla. La sentì leggera, come un fascio di legnetti secchi, e pensò che perfino lui, con tutti i suoi muscoli rinsecchiti, sarebbe riuscito a sollevarla sopra la testa. Fuori si allontanarono dal frastuono dell'ossario. Il vento si faceva sempre più forte e ben presto dovettero sorreggersi a vicenda per non essere spazzati via. Si Si avvicina una tempesta, disse Brenda e Jim annuì.
Le tempeste erano rapide e feroci e i loro venti facevano vibrare i palazzi. Ma Jim e Brenda continuarono a camminare, dapprima intorno all'isolato e poi, dietro indicazione di Brenda, verso sud. I loro corpi erano piegati come punti interrogativi. In cielo le nubi coprirono la luna e lampi azzurrognoli presero a guizzare. Brenda non parlava molto, ma era una buona ascoltatrice. Jim le parlò di sé, del lavoro che aveva avuto, di come avesse sempre sognato di poter avere un giorno una società tutta sua. Le raccontò un viaggio che una volta aveva fatto, in gioventù, al lago Michigan e di come l'acqua gli fosse sembrata fredda. Le disse di un parco che una volta aveva visitato e di come ricordasse ancora il suono delle risate allegre e il profumo dei fiori. Mi manca il mondo com'era, disse, prima di potersi fermare, perché nel mondo dei morti dare fiato a simili rimpianti era un crimine perseguibile. Mi manca la bellezza. Mi manca l'amore. Lei gli prese la mano, ossa contro ossa, e disse: Io abito qui. Era un comunissimo palazzo di arenaria rossastra, con molte finestre frantumate dalle tempeste di vento. Jim non chiese di salire nell'appartamento di Brenda. Si aspettava un saluto sui gradini d'ingresso, ma lei lo teneva sempre per mano e adesso lo guidava su per quei gradini e oltre la porta priva di vetri. Il suo appartamento al terzo piano era ancora più piccolo di quello di Jim. Le pareti erano grigie, ma le luci rivelarono un tesoro. Vasi di fiori in tutta la stanza e sulla scala antincendio. Sono di seta, Spiegò Brenda prima che lui potesse chiedere qualcosa. ma sembrano reali, non è vero? Sono magnifici! Su un tavolo Jim vide uno stereo e accanto alle casse una collezione di dischi. Si chinò facendo scricchiolare le ginocchia e cominciò a esaminare i suoi gusti musicali. Un'altra sorpresa lo attendeva. Beethoven, Chopin, Mozart, Vivaldi, Strauss e sì, perfino Brahms. Oh! Fece e fu tutto quello che seppe dire. In massima parte li ho trovati. Vorrebbe ascoltare qualcosa? Sì, la prego! Lei iniziò con Chopin e a mano che il suono del pianoforte cresceva, così faceva il vento, fischiando nel corridoio e facendo tremare le finestre. Allora lei cominciò a parlare di sé. Era stata una segretaria in un impianto di refrigerazione dall'altra parte del fiume. Non si era mai sposata, anche se una volta era stata fidanzata. Il suo passatempo consisteva nel creare fiori di seta quando riusciva a trovare il materiale. Sentiva soprattutto la mancanza dei gelati, gli disse, e l'estate. Cos'era successo all'estate? Come l'avevano conosciuta un tempo? Tutti i giorni e le notti sembravano fondersi in una cosa sola, e non c'era più nulla che ne rendesse diversi alcuni, tranne le tempeste, naturalmente, e quelle potevano essere pericolose. Alla fine del terzo disco erano seduti fianco a fianco sul divano. Fuori il vento era diventato fortissimo. La pioggia andava e veniva, ma il vento e i lampi restavano. Mi piace parlare con te. Mi sembra di conoscerti da tanto, tanto tempo. È così anche per me. Sono felice di essere entrato in quel locale stasera. Lui guardò la tempesta e ascoltò l'ululato del vento. Non so come farò ad arrivare a casa. Non è necessario, disse Brenda con voce pacata. mi piacerebbe che tu restassi. Lui la fissò, incredulo. La base della nuca gli prudeva in modo spaventoso e il prurito si stava diffondendo alle spalle e alle braccia, ma lui non poteva muoversi. Non voglio restare sola. Sono sempre sola. E che? Mi manca il tatto.
È sbagliato sentire la mancanza del tatto? No, non lo credo. Lei si sporse in avanti, le labbra che quasi sfioravano le sue, gli occhi quasi imploranti. Mangiami, gli sussurrò. Jim rimase seduto immobile. Mangiami. L'unico modo rimasto per provare piacere nel mondo dei morti. Anche lui lo desiderava, ne aveva bisogno in modo angoscioso. Mangiami, le sussurrò di rimando. Poi cominciò a sbottonarle il cardigan. Il corpo nudo di Brenda era costellato di crateri, i seni avvizziti. Il corpo di Jim era pallido ed emaciato, e fra le cosce il pene era un pezzo di carne grigia e inutile. Lei si allungò verso di lui. Jim si inginocchiò accanto al suo corpo. E mentre lei lo incalzava, «Mangiami, mangiami!», lui cominciò a leccarle la pelle gelida. Poi i suoi denti si misero all'opera e staccarono il primo boccone. Lei emise un gemito e rabbrividì. Sollevò la testa e cominciò a leccargli un braccio. Poi anche i suoi denti staccarono un morso di carne e l'estasi percorse la spina dorsale di Jim come una scossa elettrica. Si avvinghiarono, l'uno all'altra, tremanti, i denti all'opera sulle braccia e sulle gambe, sulla gola, sul petto e sul viso, sempre più veloci, mentre il vento scrollava il palazzo e Beethoven tuonava. Brandelli di carne caddero sul tappeto e furono subito recuperati e consumati. Jim si sentiva rimpicciolire, trasformato da uno in due. L'attimo incandescente lo aveva avviluppato e se avesse avuto lacrime da versare avrebbe pianto di gioia. Questo era amore. E quella era un'amante che al tempo stesso lo desiderava interamente e si donava a lui nello stesso modo. I denti di Brenda si strinsero alla base della nuca di Jim, affondando nella carne secca. Gli occhi di lei si chiusero rapiti, mentre Jim le divorava le dita restanti della mano sinistra, e improvvisamente lei provò una sensazione nuova, uno zampettio intorno alle labbra. Il morso d'amore sul collo di Jim stava eruttando piccoli insetti dorati, come minuscole monete d'oro versate da una borsa, e il prurito di Jim si acquietò. Lui lanciò un grido, affondando il viso nella cavità addominale di Brenda. I loro corpi si intrecciavano, la carne veniva staccata a morsi, gli stomaci rinsecchiti si gonfiavano. Brenda gli staccò un orecchio, lo masticò e inghiottì. Un nuovo impeto di passione percorse Jim, che le morse le labbra poco per volta. Sapevano davvero di pesche un pochino troppo mature e le fece scorrere la lingua sui denti. Si baciarono a fondo, mangiandosi a vicenda pezzi di lingua. Jim si tirò indietro e abbassò il viso fra le sue cosce. Cominciò a divorarla, mentre lei si aggrappava alle sue spalle e urlava. Brenda inarcò il corpo. Gli organi sessuali di Jim erano là. I testicoli simili a frutti secchi e scuri. Lei spalancò la bocca, tese la lingua sbocconcellata e mostrò i denti. Il suo viso senza guance, senza mento, si allungò verso l'alto e Jim ebbe un sussulto convulso e lanciò un grido che superò perfino l'ululato del vento. Continuarono a cibarsi l'uno dell'altra, come amanti esperti. Il corpo di Jim si assottigliò ancora, con il viso e il petto quasi del tutto scarnificati. I polmoni e il cuore di Brenda erano stati consumati e le ossa delle braccia e delle gambe erano a nudo. I loro stomaci si gonfiavano sempre di più e quando furono prossimi all'esplosione,
Jim e Brenda rimasero distesi sul tappeto, cullandosi a vicenda con le braccia scheletriche, allungati su frammenti di carne simili a petali di strani fiori. Adesso erano una sola persona, l'uno dentro l'altro. E cos'altro poteva essere l'amore se non quello? Ti amo, disse Jim con ciò che rimaneva della sua lingua. Brenda emise un suono di assenso, incapace di parlare, e staccò un ultimo morso d'amore della sua ascella prima di rannicchiarsi contro di lui. Il disco di Beethoven terminò. Quello successivo cadde sul piatto e si levarono le note di un valzer di Strauss. Jim sentì tremare l'edificio. Sollevò la testa, dove rimaneva un solo occhio, e anche quello era sazio di piacere, e vide che la scala antincendio vibrava come impazzita. Uno dei vasi di fiori fu improvvisamente strappato dal vento. Brenda, disse, e subito dopo il vaso frantumò il vetro e il vento fece il suo ingresso frustando le pareti. Un'altra finestra esplose e la seguente folata di vento caldo si insinuò nelle cavità dei due corpi prosciugati e li sollevò dal pavimento come aquiloni frastagliati. Brenda ansimò, le braccia strette intorno alla colonna vertebrale di Jim e lui con le braccia senza mani infilate nella cassa toracica di lei. Il vento li scagliò contro la parete, frantumando ossa come stuzzicadenti, mentre il valzer proseguiva per un paio di secondi prima che il tavolo e lo stereo si rovesciassero. Nei due amanti non c'era tuttavia nessun dolore e nessuna ragione di aver paura. Erano insieme, in quel mondo dei morti dove amore era una parola sporca, e insieme avrebbero affrontato la tempesta. Il vento li scrollò, li gettò da una parte e poi dall'altra, e quando si ritirò dall'appartamento di Brenda, portò con sé i due corpi, lassù nell'aria carica di elettricità sopra i tetti cittadini. Volarono, sollevati sempre più in alto, ossa allacciate a ossa. La città scomparve sotto di loro e salirono fino alle nuvole dove danzava il lampo azzurro. Conobbero una grande gioia e ai limiti superiori delle nubi, dove il lampo era più rovente, pensarono di riuscire a vedere le stelle. Quando la tempesta cessò, un ragazzo nel lato nord della città trovò uno strano oggetto sul tetto del suo palazzo, accanto alla piccionaia. Sembrava una costruzione di ossa calcinate e carbonizzate, talmente fuse insieme da non lasciar capire dove finisse un osso e dove iniziasse l'altro. E in quella massa di ossa c'era una catena d'argento, con un piccolo pendaglio. Il ragazzo vide che era un cuoricino, un minuscolo cuore bianco, appeso in mezzo al groviglio delle ossa di qualcuno. Era abbastanza grande per capire che qualcuno, due persone magari, era riuscito a fuggire dal mondo dei morti la notte prima. Morti fortunati, pensò. Allungò le dita verso il cuoricino penzolante, che al suo tocco si ridusse in cenere. Ciao, grazie per aver ascoltato e alla prossima.